Ave Maria a tutti, amici e amiche carissime, bentornati per una nuova puntata di Don Leonardo Risponde. Cominciamo subito, se Dio vuole, a leggere con calma e rispondere alle domande di questa sera. Carissimo Don Leonardo, cosa intende quando dice che se decidiamo di fare la Divina Volontà, il Signore ci smonta pezzo per pezzo? Può dirci qualcosa in più? Grazie, Padre. Ma questa cosa è abbastanza nota, Titti, oltre che nel mondo della Divina Volontà, nel mondo dell'ascetica in generale, nel senso che purtroppo il problema dell'uomo è un problema abbastanza ampio e complesso. Non ci sono soltanto le cose che non funzionano, di cui noi siamo consapevoli, in particolare quelle volontarie, no? Che sono i peccati. È chiaro che quando una persona si avvicina al Signore sinceramente, la prima cosa che saltano sono queste cose, insomma, no? Quindi i peccati ci si pente e con l'aiuto della grazia si smette di farli. Quindi sotto questo punto di vista la vita torna, come dire, sostanzialmente ordinata, quindi a vivere una vita di grazia. Il problema è che poi però per raggiungere la santità, e a maggior ragione per raggiungere la santità delle santità, che è la vita nella divina volontà, questo non è sufficiente, purtroppo. Perché occorre andare alla radice di tante cose, occorre anche che piano piano tutto quello che è il nostro mondo umano ed interiore sia smontato. Ecco. Sia prima smascherato, d'accordo, e poi smontato, nel senso che piano piano, se si apre il cuore, il nostro Signore ci comincia a far vedere non soltanto le cose grossolane, ma anche quelle più raffinate, non soltanto le cose di cui eravamo consapevoli, ma quelle di cui non eravamo di cui non siamo consapevoli, non soltanto quello che facciamo, ma le intenzioni profonde, le motivazioni profonde, le ferite che ci portiamo dietro. Quindi c'è tutto quanto un mondo che viene proprio smontato pezzo pezzo. Poi c'è un altro punto, cioè che per fare in tutto la divina volontà, cioè noi dobbiamo essere, la nostra deve in qualche modo, la nostra volontà umana deve morire, e far morire la volontà umana c'è bisogno di un'operazione che il nostro Signore, se noi gli diamo il permesso, piano piano la fa. Ma è un'operazione dolorosa, perché morire si dice in ascetica classica mortificare, no? Quindi fare la morte, mortum facere significa etimologicamente, o mortem meglio ancora facere, no? E questo è un processo certamente doloroso. Quindi il mistero pasquale, quindi cioè Gesù prima di entrare nella gloria della risurrezione è stato, mi si passi insomma questo termine, massacrato, altro che fatto a mille pezzi, è proprio distrutto. E uno dei tanti significati, come dire, questo per noi simbolici, no, della vicenda di Gesù è questo, cioè che risorgere alla vita nuova, risorgere alla santità, comporta, questo lo spiega San Paolo nelle sue lettere, la morte dell'uomo vecchio, la distruzione dell'uomo vecchio, che in noi tra l'altro nel battesimo già c'è stata a livello sacramentale, poi questa però deve compiersi a livello esistenziale, cioè nel concreto della nostra vita. E il nostro Signore, ripeto, compie quest'opera solo con il nostro consenso. Altrimenti, come dire, certamente le prove, le tribolazioni, le croci ce le manda, ma dobbiamo dire solo quelle che sono indispensabili alla nostra salvezza. Beh, comunque ci vogliono pure quelle, purtroppo, perché senza croce non ci arriveremo proprio in paradiso, insomma, no? Però non tutto quel carico, insomma, ulteriore che attende chi vuole vivere nella perfezione della santità ordinaria, che è già grandissima cosa, e ancora di più perché aspira a vivere la santità delle santità. Questo non deve spaventare, d'accordo? Perché dice, ah, ma allora lasciamo perdere, ma no. Perché non ci stanno soltanto le croci, ci stanno anche grandissime grazie, ci stanno anche grandissime gioie. E dico sempre che il pacchetto che il nostro Signore offre è sempre un pacchetto intero,
Cioè, il mistero pasquale è un unicum, quindi c'è la morte e c'è la risurrezione, c'è il venerdì e c'è la domenica. Non c'è l'uno senza l'altro. Quindi, se fa questa domanda, è chiaro che io, per spiegare cosa vuol dire che il nostro Signore ci spezzi, si smonta pezzo per pezzo, devo fare riferimento a queste cose, però bisogna anche vedere l'altra parte, che non è che ci smonta pezzo per lasciarsi per terra tutti quanti spezzati, ma per ricostruirci nuovi. D'accordo? Quindi per riassemblare i pezzi della nostra vita in maniera divina, nel modo che lui solo sa. Ecco. Bene, spero di essere stato chiaro. Gianma Laurenti, buonasera Leonardo. Ammettendo che il limbo esista, dopo il giudizio universale cesserà di esistere e le anime del limbo andranno in paradiso anche con il corpo. Grazie Gian Maria. Ammettendo che il limbo esiste, questa è materia controversa e non definita, che nessuno, qualcuno ne lo indica, né in un senso né in un altro. E tra l'altro, storicamente parlando, è più, come dire, ci sono più elementi dogmatici, ecco, per far pendere dalla parte dell'esistenza che non della non esistenza. In ogni caso, a mio modestissimo parere, questo posso dire il mio parere perché è materia completamente libera, il limbo col giudizio universale cesserà di esistere. Perché, e cesserà di esistere nel senso che le anime del limbo andranno in paradiso. Tutto qui, perché non è possibile che per l'eternità, per la sola privazione della grazia dipendente dal peccato originale, quindi che non comporta la dannazione, si resti privi della visione beatifica. Né sarebbe giusto che andassero all'inferno, perché all'inferno ci si va soltanto per peccati propri, personali. Il peccato originale inerisce a noi come se fosse il nostro, ma non l'abbiamo commesso noi. Ecco, quindi non è giusto che per questo siamo puniti. Allora, quale sarebbe, che senso avrebbe il limbo se deve finire? Il senso che il limbo ha è un senso importante, perché ci fa per esempio capire l'importanza del battesimo e, come dire, anche a livello cosmico, universale, il fatto che le anime del limbo entrino in paradiso solo col giudizio universale in quel giorno, come dire, darà ancora maggior gloria e importanza alle parole di Gesù, che ha detto non a caso: andate in tutto il mondo, annunziate il Vangelo ad ogni creatura, battezzandolo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. L'ha detto questo di farlo. Gesù non parla a vanvera, quindi significa che, nonostante il fatto che purtroppo oggi tanti battezzati siano purtroppo indegni di questo nome, facciano una vita disordinata, completamente sballata, sgangherata, eccetera, eccetera. Tuttavia, essere battezzato, cioè, è la grazia delle grazie, d'accordo? Perché quello che è battezzato, cioè, nel momento in cui sente il richiamo del pentimento e vuole tornare al Signore, fa una bella confessione, si avvicina alla penitenza e può di nuovo fare l'Eucaristia, ha comunque la dignità di figlio di Dio, ha comunque quel segno indelebile nell'anima, che è impresso col sacramento del battesimo, che non è uno scherzo, un gioco. D'accordo? E questo è anche un monito per chi, oggi, se nel limbo esiste, ci vanno i bambini non battezzati. Questo fa capire per accidens uno come dire, degli effetti gravissimi, accidentali, negativi del delitto dell'aborto. Il delitto dell'aborto, oltre che essere un fatto gravissimo da parte di chi lo commette, anche se oggi non è percepito come tale, evidentemente nelle coscienze sociali, dal momento che tutte le legislazioni del mondo, credo che sia rimasto soltanto. No, le Filippine non hanno ancora il divorzio. Adesso non sono informato. Sicuramente l'Irlanda, che era uno degli ultimi baluardi, ha fatto entrare nell'ordinamento giuridico l'aborto, no? Ma l'aborto davanti a Dio è un fatto gravissimo, non solo perché è, da un punto di vista morale, l'uccisione di un essere umano innocente con la circostanza aggravante duplice che la uccide chi dovrebbe più di tutti difenderlo, che è la madre, quindi preposta naturalmente alla custodia della vita nascente, e con la carognata, diciamo così, con la vigliaccata più che carognata di ucciderlo in maniera soft, no? Io non vedo niente perché io racconto sempre un aneddoto truce che mi raccontarono, non so se era vero oppure no,
di un presunto prete che c'era una donna che al terzo figlio voleva abortire, ha detto: no, 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 facciamo così. Prendi una pistola e spara in bocca al bambino di 3 anni che hai, e quello che c'è nel grembo te lo tieni. Tanto, almeno abbi il coraggio delle tue anzioni, no? Perché quello sarebbe una cosa, dice, non lo farebbe mai nessuno, insomma, una cosa del genere, no? Perché vedere il terrore di tuo figlio, che si vede uccidere dalla madre, puntare una pistola e poi gli spari in faccia, gli spappoli la faccia col sangue che gli sprizza dal cervello, perdonatemi il linguaggio volutamente crudo, insomma, è un'esperienza raccapricciante, no? L'aborto, te ne vai in ospedale, te fai l'anestesia, ti accorgi di niente, sai niente, te ne vai, è finito il discorso, no? Non ti eri accorta neanche che la vita c'era, perché a quanto dicono, non sono una donna, insomma, ma questo raccontano, presumo che sia così. Una donna incinta al primo o secondo mese non avverte proprio neanche il minimo movimento, sa che quell'esserino c'è, ma non ne ha la minima percezione sensibile. Te ne sbarazzi senza che manco te ne accorgi, se non che ti sei fatta una dormita dentro una sala operatoria, e è finito il discorso, no? Ecco, quindi questo è l'aspetto morale, ma ci sono due aspetti gravissimi, che sono le conseguenze sulla poveraccia, su quella povera anima. Primo, che è stata tolta la possibilità della vita terrena ad un essere umano. La vita terrena, certamente qui siamo in una valle di lacrime, ma questo è il luogo dove noi cresciamo in santità, dove noi serviamo il Signore, facciamo del bene ai fratelli, diamo il contributo alla nostra umana società. Chi era quel bambino abortito? Chi era quella bambina abortita? E se era, che ne so, l'inventore del vaccino contro il coronavirus, va bene? Facciamo finta che uno di quelli sono stati abortiti o del vaccino contro l'AIDS, no? Tanto per dirne qualcuna. Che vogliamo fare? E poi, altro danno, non avendo ricevuto il battesimo, quello in paradiso non c'è andato. È vero che ci sono le preghiere per i bambini del limbo e si possono anche, a mio modestissimo avviso, offrire, e come, le messe per i bambini del limbo, d'accordo? Per far uscire un bambino non battezzato dal limbo, per quanto mi riguarda, una messa è pure troppo, purché un genitore la celebri con l'intenzione semplicemente di far arrivare al bambino gli effetti del peccato originale, gli effetti, scusate, del battesimo, per togliere la macchia del peccato originale, che non ha potuto essere tolta col battesimo, che non ha potuto essere celebrato. Ma se questo non viene fatto, quel poveraccio lì rimane. E ci rimarrà fino al giudizio universale, insomma. Il che, insomma, non è proprio una cosa da nulla, no? Perché dice, vabbè, non soffrono, ho capito, no? Ma se tu, facciamo finta che tu potresti vedere, potresti vivere una cosa bellissima da subito, e la vivi dopo non si sa quanti anni, beh, insomma, questa certamente non è una cosa divertente, non è una cosa gradevole, non è una cosa bella, no? Ecco, ecco perché, insomma, vedete quanto è importante anche quando ci si relaziona con le singole problematiche, no? L'uomo deve imparare a riflettere bene, a pensare alle proprie azioni e alle conseguenze di esse, sempre, d'accordo? Perché tutte quante le grosse stupidaggini vengono commesse senza ponderazione, o meglio, per difetto di ponderazione. Questo vale per questo problema. Vale, per esempio, parlo sempre per esperienza pastorale, per tanti matrimoni che poi cominciano a traballare. È stato fatto un buon discernimento nel tempo del fidanzamento, certo che poi alla fine uno nel matrimonio, così come c'è sempre un margine di rischio, perché per quanto tu possa essere sereno, se te si impazzisce quello che sta vicino o te impazzisci tu, è il matrimonio zoppa per aria. Però un sacerdote in cura d'anima sa, un po' perché l'ha visto, un po' perché poi qualcuno se n'è reso conto, quanti matrimoni, insomma, quante famiglie vanno poi a finire a scatafascio semplicemente perché le cose non sono state fatte ponderatamente col cervello quando come tali dovevano essere fatte.
qui. Quindi su questo bisogna fare veramente tanta tanta attenzione. Inquisitore SR Ecclesia chiede: buonasera padre, volevo sapere se la poluzione notturna fosse peccato. Grazie Valentino. Vabbè, una questione morale, anche se un po' scabrosa, quindi possiamo affrontarla. Il peccato c'è dove si trova la volontà. Per cui dove la volontà non c'è, il peccato non c'è. E questo fenomeno che riguarda un individuo di sesso maschile fondamentalmente, ordinariamente è un fenomeno involontario e, diciamo così, più frequente nelle anime che per buona volontà o per dovere nei confronti del Signore praticano la virtù della castità nella forma della continenza, ossia questo è, secondo il sesto comandamento, secondo la legge di Dio, obbligatorio per tutti gli individui di sesso maschile che non sono sposati, a prescindere dal fatto che siano consacrati, quindi perché anche un ragazzotto single o fidanzato, se vuole fare la volontà di Dio, come ben sappiamo, rimanderà l'esercizio attivo e bello della vita sessuale con la persona che ama a dopo la celebrazione del sacramento del matrimonio, quindi prima dovrà certamente affrontare il sacrificio non indifferente ma necessario della continenza. Allora, siccome esiste la concupiscenza però e la libido e questa purtroppo materia non è perfettamente dominabile da noi, nel senso che ci sono delle esigenze ormonali che devono trovare una valvola di sfogo, può succedere questo episodio, d'accordo? Questo episodio può succedere in forma completamente involontaria, cioè proprio nel sonno, in quel caso proprio non c'è assolutamente nulla da un punto di vista morale. Oppure può succedere in uno stato dove più si dorme, si dorme, è più dormire che vegliare, quindi è un dormiveglia profondo, dove comunque non c'è una cooperazione né come dire, di assecondamento con i gesti del corpo e né di acconsentimento con le intenzioni coscienti della mente, quindi non c'è nulla. C'è colpa solo quando ci si sveglia e in qualche modo o si asseconda il processo, accompagnandolo, qui adesso non si può, insomma, si cerchi di capire, oppure, come dire, ci si compiace di quello che sta avvenendo a livello interiore. D'accordo? Però per gli individui di sesso maschile può succedere che si prenda coscienza, quindi ci si sveglia quando non si è in grado assolutamente più di fermare il processo naturale che è in atto, e in tal caso, se non ci si coopera in nessun modo, né fisicamente né spiritualmente, quindi moralmente, quindi compiacendosi, anche se non ci si può esimere, diciamo così, dal percepire il piacere fisico che quel processo produce, non c'è assolutamente nessun peccato. Spero di essere stato chiaro, quindi il peccato si trova sempre nella volontà, quindi ci deve essere qualche attività consapevole e volontaria che o acconsente o favorisce o accompagna o si compiace di un qualche cosa, altrimenti il peccato non c'è. Questo non vale soltanto per questa materia, ma anche per tutte quante le materie di peccato. Paolo Vedde dice: un parrucchiere che lavora in nero commette un peccato. Lavorare in nero, allora, l'osservanza delle leggi civili è un dovere per noi cristiani, d'accordo? Per cui lavorare in nero di per sé è certo che è un peccato, non è certamente un atto di virtù. Evidentemente, quello che vale da un punto di vista generale poi va circostanziato da un punto di vista particolare. Perché bisogna vedere, fermo restando che non si tratta né di una cosa buona né di una cosa lecita, d'accordo? Però bisogna vedere le circostanze concrete in cui una persona si trova a vivere. Pensiamo per esempio a quella povera gente, qualcuno ne parla, che vengono, come dire, sfruttati con lavoracci specialmente estivi nei campi agricoli, d'accordo? A nero, quindi sottopagati e sfruttati, quelli fanno quella cosa perché non lavorano, non hanno nient'altro da fare. Ma lì certamente chi si deve andare a confessare non è certamente il lavoratore, ma è chi lo sfrutta, capito? No? Quindi bisogna
bisogna sempre circostanziare, quindi queste non sono domande che si possono, quindi in linea di massima, certamente il parrucchiere che lavora fa la ricevuta fiscale oppure quei pezzi di carta, insomma, che comunque hanno e sul lavoro che fa deve pagare come tutti quanti le tasse e non so se il parrucchiere paga l'IVA, non sono esperto su quello. Io come parrocchia la pago l'IVA. Purtroppo pensate che una parrocchia che è un ente no profit, non ha la possibilità di scaricare nulla, ma qualunque cosa che fanno per me c'è l'IVA è pure al 22%, salvo i lavori di ristrutturazione straordinaria degli edifici che è possibile insomma avere un margine all'IVA, quindi non c'è possibilità perché le leggi dello Stato, per quanto possano essere insomma non divertenti e odiose, vanno rispettate. Paolo Vedda chiede quando si commette peccato grave. Si commette peccato grave quando si pecca in una cosa che è di materia grave. Dirle tutte adesso, certamente c'è il catechismo della Chiesa Cattolica, d'accordo? Ordinariamente la materia grave è specificata dai 10 comandamenti, d'accordo? Quindi un conto è un peccato grave, un conto è un peccato mortale, perché un peccato che sia grave non è detto che sia mortale e non lo è quando è commesso senza piena avvertenza e senza deliberato consenso. Diego 3D86 dice: buonasera Don Leonardo, se vedo un fratello che sbaglia non lo riprendo per non mancare alla carità o per non passare per giudice, mi carico del stesso peccato, grazie in anticipo. Ammonire i peccatori, Diego, è un'opera di misericordia spirituale, quindi essendo un'opera di misericordia, tra l'altro spirituale, quindi è una opera, come dire, positivamente raccomandata, ecco, non comandata, perché le opere di misericordia sono consigliate, non sono comandate. Quindi non c'è in senso stretto un peccato di omissione nel non commettere, nel non fare un'opera di misericordia. Cioè, è certamente una mancanza, è una mancanza alla perfezione, perché se uno vuole essere perfetto, certamente deve amare il prossimo e diventando sollecito anche tutte quante le sue miserie, cosa che si fa attraverso la misericordia, salvo le circostanze, insomma, se vedi uno che sta morendo di fame e puoi aiutarlo e non lo aiuti, proprio che sta proprio letteralmente morendo di fame, allora certamente che lì, se tu lo vedi morire di fame e non l'aiuti, è certo che c'è un peccato, no? È una situazione anche qui circostanziata per bene. Ognuno risponde davanti a Dio dei peccati propri, quindi ecco. È diverso il caso delle persone costituite in autorità, nel senso che un genitore non può fare nulla, ecco, nei riguardi di un presunto peccato di un figlio, specialmente quando il figlio è ancora piccolo. Poi certamente quando il figlio diventa grande, il genitore potrà anche ammonirlo, ma i suoi margini di azione sono limitati. Stessa cosa vale per un parroco, stessa cosa vale per un vescovo, cioè lì quello che fanno i loro sottoposti, come dire, per quanto dipende da ciò che attiene alla sfera della loro autorità, evidentemente io non posso mica sentire responsabili tutti quanti i peccati dei miei parrocchiani, d'accordo? Però io sono tenuto nell'esercizio del mio ministero, della mia predicazione, a ammonire e a avvertire insomma sulle cose che sono peccato o non sono peccato. Io non posso non farlo. Se vedo da un mio fedele parrocchiano che evidentemente è praticante, però perché quelli che stanno insomma che non ti riconoscono questa autorità di questi tempi è un pochino più difficile commettere sotto i miei occhi un peccato oggettivo e grave, dovrò trovare il modo caritatevole certamente sì, di riprenderlo, perché quello comunque è un mio, non piace questo termine, però ancora così viene chiamato canonicamente, un mio suddito, nel senso suddito non è suddito, significa uno schiavo, cioè è una persona che è soggetta alla mia autorità, alla stessa in modo analogo con cui un figlio è soggetto a un genitore. Allora lì questo discorso diventa pertinente. Ovviamente sempre entro certi limiti, perché non è che un genitore risponde di tutti i peccati che fanno i figli, d'accordo? Però quelle cose che
L'educazione un genitore è tenuto a darla, e quando vede un figlio che svicola, a seconda dell'età che ha, perché io a seconda di quanto le persone siano praticanti o non praticanti, no? Quando un figlio è maggiorenne, pure se un genitore lo riprende, dice tu che vuoi, sono grande, faccio come mi pare, no? Ecco, nello stesso modo che si va a prendere una mia cara pecorella che non frequenta abbastanza e che è battezzata, ma comunque ha una vita distante, la di una cosa dico, sì. Dicono, dice, ma tu che vuoi? Parla a quelli che vengono a messa, io non ci vengo perché non ti voglio sentire. Capite, no? Quindi va bene, speriamo di essere stati chiari. Ecco, noi non ci carichiamo dei peccati altrui, rispondiamo dei nostri, che purtroppo sono più che sufficienti. Loris Leone, buonasera Don, come mai la Chiesa parla poco del demonio? Eppure le Sacre Scritture e il Catechismo insistono molto su queste tematiche, ma Loris Leone, la Chiesa non è vero affatto che parla poco del demonio, insomma, perché bisogna sempre capire cosa si intende con la Chiesa, d'accordo? Perché la Chiesa non è come dire, la somma algebrica degli uomini di Chiesa che vivono nell'anno 2020. La Chiesa è la sposa di Cristo che ha, come dire, 2000 anni di vita, come dire, fenomenologico-storica, diciamo così. Cioè, la sua vita reale è cominciata prima della creazione del mondo, d'accordo? E i suoi membri esimi sono, le sue punte di diamante sono i santi. Non c'è santo che non abbia parlato del demonio. Non c'è santo che non abbia avuto problemi seri col demonio, che non l'abbia affrontato e che non l'abbia vinto, insomma, no? Ecco, il fatto che negli ultimi tempi qualche uomo di chiesa, non tutti, insomma, però qualcuno parli poco del demonio, qualcuno sembra che anche ci creda poco, sono richiami, sono venuti dall'alto anche, no? Quindi non certamente da me, questo non significa affatto che la Chiesa non ne parla, no? Perché non bisogna mai confondere la Chiesa con i suoi membri storicamente circoscritti, d'accordo? Spero di essere stato chiaro, non credo che serva aggiungere altro. Poi ci sono i fior di concili e di documenti magisteriali, insomma, che hanno definito l'esistenza degli angeli ribelli, dell'inferno, eccetera, eccetera. Quindi la Chiesa ne parla e come, no? Ave Maria Don Leonardo, che significa indulgenza 300 giorni ogni volta? Plenaria una volta al mese, ogni volta in che senso? Ha degli esempi. Allora, queste cose non esistono più. Avrò letto queste cose in alcune concessioni antiche. Anticamente, le indulgenze parziali, come oggi si chiamano, venivano quantizzate. 300 giorni, un anno, 6 anni, 5 anni, 7 anni, 10 anni. Che erano i giorni di purgatorio che uno si risparmiava compiendo quell'opera. Se si diceva 300 giorni ogni volta, almeno una volta al mese, vuol dire che ne so, facciamo finta che questo si applicasse al rosario, ogni volta che reciti il rosario sono 300 giorni di purgatorio in meno. Una volta al mese, se tu vuoi, una volta al mese puoi applicare quel rosario per avere l'indulgenza plenaria. Oggi queste cose la Chiesa le ha tolte. E qui è il caso di parlare di Chiesa, perché la legislazione attuale della Chiesa è normata dal nuovo Inquirium delle Indulgenze, che ha sempre preferito semplificare e distinguere tra indulgenza plenaria e parziale. Per cui basta andare online, cercare Inquirium delle Indulgenze, leggersi, e dopo la prima parte che spiega il fondamento delle indulgenze, la dottrina cattolica delle indulgenze e le concessioni generali in tema di indulgenze, c'è un primo capitolo che spiega tutte le indulgenze plenarie, quali sono e a quali condizioni si prendono, e poi una seconda parte che spiega tutte quante le indulgenze parziali. Parziali, la Chiesa ha preferito lasciare, come dire, al Signore la quantizzazione, ecco, del tempo, no? Anche perché in questa dinamica c'entrano poi tutta una serie di fattori che adesso qui sarebbe troppo lungo, insomma, trattarne. Che non sempre si riducono, diciamo così, a un mero, diciamo così, calcolo dei tempi, no? Anche perché il tempo nel purgatorio, a quanto ci è dato di comprendere, scorre in maniera alquanto differente dal pianeta Terra.
Salve Don Leonardo, posso recitare il rosario anche quando sto lavorando e non ho con me la coroncina. Allora, il rosario può essere recitato in vari momenti, insomma, ecco. Allora, ho sempre suggerito che il rosario è preghiera che di per sé può anche essere adattata a circostanze in cui lo si prega, quindi per santificare alcuni momenti, diciamo così, dove c'è un'attività non intellettualmente impegnativa, ripetitiva, o semplicemente tipo quando uno guida, quando uno sta sull'autobus, quando uno lava i piatti, quando uno fa dentro una fabbrica un lavoro manuale, insomma, no? Un lavoro abbastanza ripetitivo, che quindi consente una preghiera, certamente non tanto devota e attenta come se non si pensasse ad altro, ma il rosario si presta a questa cosa. Si può certamente fare quando uno non c'è la coroncina non è indispensabile, ma dovrà trovarsi, inventarsi un sistema per contare le Ave Marie, perché ogni posto del rosario è fatto da un Padre Nostro e 10 Ave Maria, e quello è il rosario, se no non è il rosario, è un'altra cosa, insomma. Quello che io consiglio è che questa cosa certamente va bene, cioè va bene, si può concedere per chi recita il rosario intero, che cioè ogni giorno si fa quattro corone del rosario, specialmente in certe situazioni di vita. Immaginare che ci abbia 20 minuti a corona, quindi un'ora e un quarto quasi da dedicare a recitare il rosario con attenzione e devozione. Beato lui, se lo può fare tanto meglio, insomma, è un pochino difficile, a meno che uno non sia un religioso, insomma, un monaco o cose di questo genere. Se uno dice un rosario al giorno, quindi una corona, sarebbe preferibile, attenzione ai termini che uso, perché recitarlo decentemente, bene. Evidentemente, se c'è la possibilità. Se la possibilità non c'è, ricordiamoci sempre che l'ottimo è il nemico del bene. Se non ho la possibilità proprio concreta, meglio recitarlo in macchina o quando sto lavorando piuttosto che niente. Quindi spero di essere stato chiaro, no? Quando una persona ha la lodevole abitudine di recitare il rosario per intero, quindi o delle tre poste tradizionali, oppure molto meglio aggiungendo anche il regalo che San Giovanni Paolo II ha fatto alla Chiesa con i misteri luminosi, quindi di quattro poste, io mi permetto di suggerire, mi sembrerebbe la cosa migliore, e magari i misteri del giorno recitarli bene, quindi in maniera degna, attenta e devota, quindi standoci con la mente, col corpo, col cuore, quindi non in concomitanza con altre azioni. Magari anche un altro, cioè, poi si vede un po' dal tempo, e gli altri li può, diciamo così, distribuire come meglio crede. Si possono anche recitare non a gruppi di misteri interi, come spiega San Luigi Monfort, ma anche a poste, quindi una decina alla volta, distribuendosi nell'arco della giornata. Poi qui uno, cioè ciascuno deve fare discernimento se vuole fare questa cosa, inventarsi qualcosa che sia compatibile col proprio stato di vita e col proprio e con i propri doveri. Buonasera, Don Nostro Signore, può metterci alla prova attraverso un povero che chiede aiuto o denaro? È successo nella mia parrocchia, è venuto un uomo dicendo al parroco che ha bisogno di benzina e per la macchina il parroco non gliel'ha dati. Va bene, non, quello che fa il parroco non è oggetto di giudizio. Queste sono situazioni in cui bisogna fare discernimento caso per caso, insomma, perché certamente cosa buona fare la carità, ma quando è palese, insomma, che non si tratta di una reale necessità, noi abbiamo anche la possibilità, insomma, di fare un discernimento per valutare quello che è opportuno o non è opportuno fare. Quello che fa il parroco non deve essere mai oggetto di giudizio. Se ha ritenuto opportuno fare io, e meno che mai, insomma, mi azzarderò io a giudicare l'operato di un mio confratello, insomma, se ha ritenuto opportuno di fare così, avrà avuto le sue buone motivazioni. In generale, per noi è importante, fondamentale, fare elemosine, possibilmente anche tante elemosine, avendo però l'attenzione, per quanto sta in noi, certamente, poi è chiaro che se una persona
ti inganna, peggio per lei, d'accordo? La nostra opera di misericordia, se qualcuno ci inganna e quindi ci froda, ci carpisce i nostri soldi mentendo, quindi prospettando una situazione di bisogno che invece non c'era, peggio per lei. La nostra opera di misericordia davanti a Dio vale, però se io ho motivi gravi di dubitare che chi mi chiede aiuto abbia realmente bisogno, certamente ho la facoltà e il discernimento di poter dire preferisco fare questo, non è che non lo faccio per tirchieria, farò l'elemosina per una fattispecie certa di bisogno che conosco, ce ne sono tante, insomma, in modo tale che quello che do vada anche a buon fine, perché insomma, non è certamente, cioè, il merito non si perde dell'elemosina, però se va a buon fine è certamente meglio, insomma, no? Pascendi Dominici Gregis, ecco, questo nome abbastanza emblematico. San Pio X condanna il modernismo, dal concilio la Chiesa si apre al modernismo e non lo condanna più. Allora, ascolti, figlio caro, questi sono discorsi, non vorrei essere offensivo, no? Però non si può esprimere in questi termini. Con concilio la Chiesa non si è aperta a nessun modernismo, perché al modernismo la Chiesa non si può aprire, d'accordo? Non esiste un'apertura al modernismo, d'accordo? Perché il modernismo è un'eresia condannata dalla Chiesa, per cui non è possibile aprirsi al modernismo, d'accordo? Quindi, l'operazione che ha fatto il Concilio Vaticano II, che è stata un'operazione pastorale, è stato, come dire, aprirsi ad una sana, come dire, ed equilibrata modernità, non indulgere al modernismo e a tutta la serie di eresie ad esse connesse, insomma, che sono state condannate a suo tempo dalla Pascendi proprio di San Pio X, per questo che dicevo che non è abbastanza emblematico. Ecco, poi che qualcuno abbia posizioni moderniste e che appoggi queste posizioni moderniste in base a ciò che lui pensa che abbia detto il Concilio, questo è un altro problema, questo è un altro discorso, questo qui, d'accordo? Perché qui col Concilio c'è sempre l'annoso problema tra ciò che il Concilio ha detto nero su bianco e il cosiddetto spirito del Concilio, con cui dopo il Concilio gli è stato fatto dire tutto il contrario di tutti. Ecco, questa operazione, che ormai è vecchia come il cucco, anche se ancora è sbandierata da qualche parte, è un'operazione intellettualmente disonesta, e come tale va smascherata, e certamente noi non dobbiamo assolutamente prestare il fianco a chi, cioè un concilio della Chiesa non può, ecco, come dire, autorizzare o addirittura approvare un'eresia. Cioè, bisogna fare attenzione alle cose, che per questo che dico non è accettabile una cosa di questo genere, perché sono come i cosiddetti sede vacantisti, d'accordo? Siete vacantisti, per chi non lo sapesse, sono non saprei neanche come definirlo, insomma, una posizione ecclesiale, diciamo così, ma sono dei gruppi che affermano che, ecco, da Giovanni XXIII, che è il Papa che ha convocato il Concilio Vaticano II, la Chiesa sta senza Papa, perché i Papi sono tutti brutti, non vanno bene a nessuno. Allora, il problema di quando si fanno queste affermazioni, io dico sempre, bisogna sempre fare molta attenzione. Perché, e loro lo fanno in nome della fedeltà alla tradizione cattolica, alla purezza della Chiesa, eccetera, eccetera. Ma se tu affermi che soltanto un Papa non è Papa, chi ti ha detto che gli altri, dunque, adesso siamo a 266, 56, quindi quanti ce ne sono stati? Giovanni 23, ce ne sono stati 259 prima. Chi ti ha detto che gli altri 259 vanno bene? E in base a che criterio si stabilisce se uno è Papa oppure no? In base alle sue posizioni ideologiche, in base alle sue posizioni pastorali, in base alle sue scelte, in base al fatto che indica un concilio o non lo indica, dico, ma se solo un papa può non essere papa, e se Dio può permettere come dire, di lasciare la Chiesa senza
senza il successore di San Pietro, quindi con delle figure che sono sedute a Roma, elette legittimamente dai conclavi, ma non sono papi. Ma cioè dico, capiamo in che caos saremmo immersi. Così toccare un concilio, significa toccarli tutti e 21. Non fa niente il Concilio Vaticano II, come del resto è stato un concilio pastorale, siamo d'accordo, ma è comunque un concilio ecumenico, d'accordo? È un altro discorso, come stavo dicendo prima, il fatto che da quel tipo di evento e dalla sua ideologizzazione, d'accordo? O dal suo, come dire, dal suo essere travisato, si traggano delle conseguenze, delle inferenze del tutto gratuite. Altra cosa. D'accordo? Su questo, il Papa Emerito, quando era Papa, ha scritto tante, intervenuto tantissime volte, sottolineando l'importanza della cosiddetta ermeneutica della continuità. Cioè, siccome ci sono quelli che, qualcuno aveva detto che un cardinale, insomma, il Concilio Vaticano II era stato il 1789 della Chiesa Cattolica. Capite che il 1789 della Chiesa Cattolica significa la presa della Bastiglia, la Rivoluzione francese. Ma per favore, il Concilio Ecumenico Vaticano II è stato il 21° Concilio della Chiesa Cattolica, d'accordo, celebrato in tempi particolari, che ha dato delle indicazioni particolari che sono state più o meno messe in pratica, restiamo ancora dentro, e dentro tutti gli altri 21, perché non è che gli altri 21 non esistono più, d'accordo? È che esiste soltanto quello. Così non è vero che esistono soltanto gli altri e non esiste questo. Quindi mi raccomando, insomma, perché rimanere dentro la Chiesa Cattolica in questo tempo, l'operazione non sempre è molto semplice, ecco. Ma è necessario, bisogna fugare la mente da tante quante, da tutta una serie di posizioni sballate, insomma, o strampalate, insomma, no? Buonasera, padre, ho letto che in alcuni esorcismi del passato il diavolo ha detto che l'Eucaristia in mano è peccato grave e porta all'inferno, non è gradita a Dio, non so che fare. Allora, noi, numero uno, non ci mettiamo in ascolto del diavolo, punto primo, d'accordo? Noi ascoltiamo la voce di Dio, la voce della Chiesa e la voce dei santi, non quello che dice il diavolo, numero uno, perché il diavolo se ne va dal diavolo, insomma, anche quando parla sotto costrizione, prendiamo atto di quello che dice, che non è quello che lei sta scrivendo, non è esattamente quello che lei sta scrivendo, ma poi, preso atto di quello che dice, facciamo ulteriore discernimento in altri modi. Ecco, uno. Due, la comunione in mano, certamente io l'ho sempre detto, e questo è, non è né l'unico modo, né il modo obbligatorio, e nemmeno, a detta di più di qualcuno, il modo migliore per accostarsi alla Santa Comunione, ma non perché sia in se stesso peccato grave, d'accordo? Perché vorrebbe dire, cioè anche qui faccio riflettere la stessa cosa che dicevo prima all'autore della precedente domanda, cioè dire che la comunione in mano è ipso facto peccato grave significa che la Chiesa ha autorizzato con la sua legge un peccato grave. Ma domanda, può essere una cosa del genere? Io non vorrei subito rispondere perché vorrei che anche chi ascolta, sia in diretta che in differita, si fermi. Dico, credo la Chiesa una santa cattolica apostolica. Uè. Allora, noi dobbiamo fare attenzione alle affermazioni. Perché dire che la comunione distribuita sulla mano non è certamente il modo, non è certamente, non è probabilmente, perché bisogna anche rispettare chi la pensa diversamente, ma non è
Molto probabilmente ci sono delle buone ragioni per pensare che il modo migliore per accostarsi alla Santa Comunione non significa dire che questo è peccato oggettivo. D'accordo? Perché per i primi 3 secoli, anche 4-5 secoli della Chiesa, cioè qui bisogna leggere il libro di Don Federico Bortoli, io lo sto raccomandando a tutti quanti. La distribuzione della comunione sulla mano, profili storici, giuridici e pastorali, mi pare che il sottotitolo si chiama così, certo è un bel tomo grosso, però contiene veramente un'analisi esaustiva di tutto quello che era, dell'evoluzione, di come questa cosa è rientrata nella Chiesa, tutte quante le tappe, i processi, veramente un lavoro spettacolare, bellissimo. D'accordo? Evidentemente la conclusione è che adesso questa cosa c'è, d'accordo? Non è certamente il modo migliore, d'accordo? Per tutta quanta una serie di buone motivazioni che sono spiegate. Però non si può affermare una cosa del genere, che è peccato. Ci sono dei rischi, ci sono dei pericoli, se uno non fa attenzione, per esempio, molta attenzione ai frammenti. Si può purtroppo esporre il Santissimo Sacramento, ma questo nei documenti stessi, nelle istruzioni che a suo tempo, nel 69, cominciarono a normare le prime forme di distribuzione della comunione nella mano, ci stanno tutti a caratteri cubitali, massima attenzione, raccomandare, istruire i fedeli, perché il pericolo principale, che è un pericolo, d'accordo, è la possibile dispersione dei frammenti, che non deve essere assolutamente tollerata. L'altro, anche questo considerato nei documenti autorizzatori, attenzione, il cui segretario era Annibale Bugnini a quel tempo della Congregazione del Culto Divino, che è l'autore della riforma liturgica, d'accordo? Dice, facendo anche attenzione che questa forma non faccia in qualche modo diminuire il rispetto, la riverenza dei fedeli verso la presenza di Gesù nell'Eucaristia, eccetera, eccetera. Ci sono tutte queste raccomandazioni che vengono date perché questa particolare prassi ha certamente il rischio sia di causare la possibile perdita dei frammenti, sia di banalizzare un pochino il gesto dell'accostarsi alla Santa Comunione. D'accordo? Perché un conto che io ricevo una cosa dalle mani del sacerdote in bocca, quindi imboccato in maniera diversa da come mangio il cibo comune. Perché questa cosa? Perché quello non è il cibo comune, quello è il cibo dell'anima, quello è il cibo spirituale, quindi è un segno, d'accordo? Ed è anche molto rispettoso, che ha come fine trasmettermi questa cosa. Quell'altra modalità perde questa significazione e c'è il pericolo, ma non è detto che sia così, perché ci può essere una coscienza, una persona che con tutti quanti i crismi possibili e immaginabili, con una profonda adorazione al Santissimo Sacramento dell'Eucaristia, per ragioni della sua personale coscienza, si sente di fare questo gesto, ma non cade in questo pericolo, d'accordo? Quindi che una cosa possa avere delle possibili, magari anche probabili controindicazioni, cioè, un conto è dire questo è peccato grave. Quindi la Chiesa ha normativizzato un peccato grave. Cioè, oh. Cioè, capite? Io ho voluto apposta farci un pochino perché noi dobbiamo anche un attimo riflettere, capito? Su queste cose. Nicola Vedda, cosa ne pensa la Chiesa della Comunità San Pio X? Ecco, cioè, stasera siamo in tutte domande, insomma, di questo genere. La Chiesa non c'è niente da pensare della comunità di San Pio X, perché il problema della comunità di San Pio X, come di tutto ciò che si muove intorno alla Chiesa, è un problema duplice, d'accordo? Un problema, punto primo, un tempo, fino a quando non fossero rimesse le scomuniche, c'era un problema di non comunione con la Chiesa, d'accordo? Perché erano stati posti in essere degli atti scismatici da Monsignor Lefebvre a suo tempo. Papa Benedetto XVI ha rimesso la scomunica, rimanevano dei problemi comunque nell'amministrazione dei sacramenti, nel senso che certamente i sacramenti amministrati dalla Fraternità di San Pio X, che comunque non ha rotto la successione apostolica, erano validi, certamente
Ci si poneva il quesito se la loro frequentazione fosse lecita, sia per i membri laici che fanno riferimento a queste comunità, sia per i fedeli cattolici che vi partecipassero. E qui Papa Francesco ha regolarizzato la situazione, perché nel Giubileo della Misericordia consentì, come dire, di confessarsi e di ricevere i sacramenti anche presso la Fraternità di San Pio X, e poi ha normalizzato questa cosa. Quindi se uno vuole andare addirittura un sacerdote della comunità di San Pio X può celebrare un matrimonio, per esempio, certamente col consenso del vescovo, ma in una chiesa cattolica normale, perché loro sono fondamentalmente cattolici, che hanno però tuttora perduranti in atto delle riserve del genere come dire, dei punti di non accettazione. Su parte della dottrina del Concilio Vaticano II, e non hanno una posizione canonica ancora riconosciuta dentro la Chiesa. Per cui questa è la situazione, complessivamente parlando, insomma, a quanto ne so, ma credo, insomma, di essere abbastanza informato abbastanza bene, insomma, no? Diego Dolorio, buonasera padre, ieri mi sono confessato e io sacerdote, forse il sacerdote mi disse che la penitenza dovevo sceglierlo io, si può fare, come mi comporto? Allora, di queste cose è sempre meglio parlare con il diretto interessato, non andare, meno che mai in pubblico, a parlarne con un altro sacerdote, perché quasi adesso dicessi che, a parte il fatto che è una cosa sbagliata, è brutto, d'accordo, sulla base di un esempio concreto andare a dire questo confratello ha sbagliato. Quindi è già una cosa che non va bene farla e non va ancora meno bene in pubblico. Perché i problemi, figlioli miei cari, si affrontano con il diretto interessato. Cioè si va dal sacerdote e dice, padre, abbia pazienza. Non mi è mai successo una cosa di questo genere e la mia coscienza è un pochino alterata, insomma, è sicuro, magari la scegliamo insieme, quindi dei problemi si parla col diretto interessato, tanta gente che mi contatta, col sacerdote X mi è successo questo, col sacerdote Y quest'altro, col sacerdote Z, dico, figlio mio, vai e parla, d'accordo? E se c'è un problema serio e non riesci ad affrontarlo con lui, non dire che ne parli con me, parlane con il suo superiore. Chiedi un colloquio col vicario generale, cioè, chiedi un colloquio col vescovo, capisci? Perché questo possa avvenire sempre all'interno, come dire, di una logica ecclesiale, d'accordo? Comunionale. Perché altrimenti lo va a chiedere a me, ah, il sacerdote X mi ha detto che tu hai sbagliato, eccetera, eccetera, si ingenerano situazioni brutte e antipatiche. Io stesso in coscienza avverto un certo peso, perché certamente può succedere che, però, capite, su queste cose spesso la problematica è un pochino complessa, nel senso che siamo sicuri che è successo veramente questo, cioè che la persona ha capito bene quello che stava dicendo facendo il sacerdote e che il sacerdote ha capito bene quello che gli sottoponeva la persona, quindi dall'esterno, sulla base del sentito dire, abbiamo sentito oggi nel Vangelo della Messa di oggi, non giudicate, cioè diventa molto difficile giudicare e una parola di troppo può essere dannosa. Quindi raccomando, ecco, di risolvere questi problemi. Ecco, certamente la penitenza, se il sacerdote dice scegli tu di fare una preghiera, certamente si può, non è una cosa canonicamente o normativamente proibita. Ci sentiamo la prossima settimana perché il tempo a nostra disposizione è caduta. Scusa la mia benedizione. Amen.